grazie a Giorgio Duca per l'invito, grazie a voi che mi fate credito del vostro ascolto. E vorrei spendere qualche parola perché l'introduzione di Duca me dà lo spunto. Non avevo in animo di fare questa riflessione preliminare, ma alcune parole che sono suonate nel suo discorso, salute, scienza, da ultimo anche benessere, meritano una riflessione. Ha fatto riferimento alla definizione classica della salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, elaborata nel 1948 all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Salute come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Una definizione di vago sapore biblico, perché l'integrità corporea, l'equilibrio psichico, lo stare in pace col creato, la dimensione fisica, psichica e sociale, ma davano a questa definizione una valenza più utopistica che realistica, io credo. E infatti da tempo si cerca di modificarla da più voci. Ma io volevo farvi riflettere su una apparente anomalia contenuta in questa definizione. La salute, ci dicono, che è in gran parte oggettivabile. Uno si sottopone a una serie di esami di laboratorio che dicono che ha una glicemia, una creatininemia, una colesterolemia nei limiti della norma, ha una serie di bioimmagini che dicono che l'ecografia documenta un cuore morfologicamente e funzionalmente integro, l'attacco, la risonanza magnetica, un cervello senza anomalie e così via. E quindi uno stato oggettivo viene definito come benessere, che è una condizione eminentemente soggettiva. E già si crea quello che è uno dei poli con cui noi possiamo giudicare il problema salute, il problema tra l'oggettività e la soggettività, che è un problema fondamentale per quel che concerne, per esempio, il rapporto medico-paziente, il rapporto fra la tecnomedicina e quella che è la percezione attuale da parte di grande fascia di utenza di quella che è. Tant'è che c'è il paradosso che nel periodo storico del massimo boom tecnologico, a cui riconosciamo di averci dato una maggior quantità di vita e una miglior qualità di vita, non stiamo contestando i grandi vantaggi della tecnomedicina, c'è da parte dell'utenza la percezione che qualcosa non va, l'insoddisfazione di cui siamo testimoni. Sistemazione del sistema sanitario. Qualcosa non quadra. E allora queste due metà della mela qualche volta non fanno il frutto integro. E ci sarebbe da riflettere su questo, come sulla scienza. Il binomio scienza e umanità ha nutrito dal principio del Novecento la classe medica, scienza e umanità. Sì, la scienza, certo, la scienza per sé è neutra. La matematica è neutra per definizione, pure la fisica, pure la chimica, pure la biologia. La medicina non è una scienza, però è fondata su scienze. Però c'è anche un criterio valutativo della scienza, scienza e umanità. La scienza per l'uomo, d'accordo, ma deve dirci da parte di quale uomo sta. Da parte di quale uomo sta la scienza. Perché anche qui voi capite che ci possono essere delle opzioni che non sono proprio convincenti. Leggo sul Corriere di stamattina, 4 marzo, in prima pagina. Il disordine delle regole sconvolge le professioni. Scritta da quella penna di quel giurista che io stimo molto, che è Michele Ainis. Leggo. A febbraio il disegno di legge concorrenza
ha acceso livori e furori, derby fra notai e avvocati, mentre fra avvocati e medici si è aperta una battaglia a colpi di spot televisivi. Da un lato l'esortazione a denunciare la mala sanità, e qui il solito equivoco tra mala sanità e mala medicina, che molto spesso non viene recepito. Un conto è la mala sanità di cui sono responsabili i gestori, gli amministratori, i politici, un conto è la mala medicina di cui sono responsabili i medici. Non si può usare il termine mala sanità quando si parla di un errore medico, di una colpa medica. Lì è mala medicina, è altra cosa. Ma noi siamo vittime di questi scambi lessicali dovuti alla cattiva informazione. Per esempio, prima Duca ha parlato di medicina personalizzata. Medicina personalizzata, la medicina della persona è una cosa importante. Avere riguardo per la persona, il medico che ha riguardo per la persona del malato, il malato che rispetta la persona del suo medico. Ma quando la persona viene ridotta a uno screening così genomico, ricordiamoci che il termine persona in greco significa maschera. Molte parole oggi che noi sentiamo risuonare servono a mascherare cattive coscienze. E non c'è nessuno che fa mai questo approfondimento critico anche del lessico di cui molto noi siamo spesso vittima. Però io non sono qui a parlarvi di queste cose, io sono qui a dirvi altro. E a dirvi quello che emerge da un libro che io ho scritto qualche mese fa, che è intitolato, questo libro è intitolato La forza dell'idea. Vedremo poi quale sarà questa idea forte. E in questa, perché ci sono le ideologie, certamente, e alcune ideologie sono perverse, ma ci sono anche le idee, ci sono gli ideali. Ricordiamoci, ci sono gli ideali. E che sono altra cosa, non possono essere gabellati come ideologie. In questo libro che presenterò lunedì 16 alla Feltrinelli su Medicina e Rivoluzione, gli ideali della rivoluzione francese, libertà dal bisogno, uguaglianza sociale e fratellanza, solidarietà fra le persone, non è un'ideologia, sono degli ideali perenni, perenni, dei quali magari abbiamo perso coscienze, che sono stati disattesi. Ecco perché, come diceva Duca, bisogna recuperare la memoria, non perché siamo dei laudatores tempori sacti, cioè che ci piace il passato, siamo dei nostalgici, ma perché serve per capire il presente, perché serve per evitare che ci vengano a ripetere la scoperta dell'acqua calda da parte di persone che si autoreferenziano a scienziati. Bisogna stare accorti, le manipolazioni sono infinite. Bene, in questo libro, scusate, La forza dell'idea, io parlo di quell'intreccio di pensieri e di azioni in cui si dipana il filo rosso che per oltre 20 anni legò tra loro, nella Milano del primo Novecento, le teorie e le pratiche della medicina con le idee e i valori del socialismo. Affermatasi sul finire dell'Ottocento, la medicina sociale si trasformò in quegli anni, con una inversione tra sostantivo e attributo, nel socialismo medico di una Milano fortemente politicizzata, autocandidata, come voi sapete, a capitale economica e morale d'Italia. Di questo socialismo medico furono interpreti protagonisti alcuni esponenti di una classe medica
tanto coinvolta negli avanzamenti della scienza e della tecnica, allora come oggi, quanto però impegnata nella lotta sociosanitaria contro le malattie dell'arretratezza e contro le malattie del progresso. Perché c'è uno sviluppo e c'è un progresso, non sono sinonimi. Un esempio banale: l'industrializzazione di fine Ottocento fu un grande beneficio, un grande sviluppo. L'alfabetizzazione dello stesso periodo fu un altro grande sviluppo, ma l'affollamento delle fabbriche e delle scuole, moltiplicando il contagio, fece sì che la tubercolosi da endemica diventò epidemica. E quindi bisogna riflettere e capire come i problemi medico-sanitari sono strettamente intrecciati alla storia della sanità. Ecco come giustamente diceva Aurora, io rivendico la necessità di fare una storia della medicina non avulsa dalla storia della società, della società, dalla storia politica. Emblematica in questo contesto di pensiero fu una donna medico, una delle prime donne laureate in medicina, dopo che nel 1882 fu concesso alle donne di iscriversi all'università. Questa donna fu Anna Kulishoff, che Alessandro Schiavi, presidente dell'ospedale maggiore di Milano dal 1917 al 1921, assessore al lavoro della giunta Caldara e redattore dell'Avanti per oltre 20 anni, descrisse in una bella pagina d'addio come l'adutura, una delle prime donne laureate perfezionata in ostatricia, levatrice del socialismo italiano, levatrice, si diceva Turati, è il capo partito, però la mente è la Kulishoff. A Milano, culla appunto del socialismo, alfieri dell'idea socialista furono tra gli altri 4 valorosi medici che si opposero con fermezza al tradimento di quell'idea, per esempio da parte di Benito Mussolini e di altri. Rispondono ai nomi di Edoardo Bonardi, medico naturalista e filosofo, di Giuseppe Forlanini, spalla ospedaliera del fratello Carlo, l'inventore del pneumotorace artificiale, Angelo Filippetti, medico che fu sindaco di Milano nel biennio rosso del dopoguerra, e Paolo Pini, il neuropsichiatra che si guadagnò il titolo di medico della povera gente e il premio della bontà. E poi più avanti il filo rosso si dipana sempre nel contesto milanese in un periodo posteriore di 1 o 2 generazioni, ma in ideale continuità con il precedente. Sono gli anni dell'opposizione al fascismo, della resistenza, della liberazione, della costruzione faticosa di quello che una testa pensante, che pensava anche in carcere, chiamava l'ordine nuovo. Ecco, di questa seconda parte sono altri i protagonisti. E allora io a questo punto cesso di parlare e faccio parlare loro. Vi dico cosa dicevano loro, perché attraverso le loro parole voi potete capire qual era il contesto in cui elaboravano la forza dell'idea. Bonardi, medico naturalista, voi udite e udrite sempre più parlare di questioni sociali, ma quando si tratta di bonificare terreni malarici o di migliorare le condizioni igieniche dei quartieri operai, allora l'erario è esausto, allora si grida ai 420 la necessità di ricorrere a nuove imposte, ma al tempo stesso si trovano e si profondono milioni
per rendere più teatralmente pomposa un'incoronazione, come quella del nuovo re Umberto I, o per ricostruire più splendidi palazzi dei parlamenti, o per imporre a colpi di cannone il proprio protettorato a popoli, come quello eritreo, che si vogliono sfruttare a beneficio di pochi affaristi. Un altro medico, Angelo Celli, igienista a Roma, senatore, diceva in Parlamento, proprio mentre si scatenava la campagna coloniale in Eritrea, invece di fare il ministero della guerra agli uomini, bisognerebbe fare il ministero della guerra ai microbi. Era l'epoca della malaria, era l'epoca della tubercolosi dilaganti, era l'epoca della sifilide che serpeggiava fra le milizie e tra la popolazione. Era il periodo di fare delle scelte, allora. Un altro, io mi lancio a proposito delle malattie sociali, io mi lancio contro tali cause, io allargo i limiti della mia lotta contro il male, e se ciò facendo mi trovo di fronte dei malintesi interessi, dei pregiudizi, degli istituti che vi si oppongono, io sovverto tutto ciò perché è male, io lotto insieme a coloro che questo male, per altre ragioni consimili, vogliono distruggere, io prendo parte attiva, insieme con essi, alla vita politica del mio paese. E non mi importa nulla se questi uomini con i quali mi associo si chiamano socialisti e se sono considerati come la feccia della società, insultati, vilipesi, temuti, perseguitati. A me basta che combattano per la verità e per la giustizia. A me basta che costituiscano quella forza che manca alla scienza per passare dal campo del sapere a quello del fare. Che belle parole. Giuseppe Forlanini, fratello di Carlo e fratello di Enrico. Voi sapete Carlo Forlanini, l'inventore del pneumotorace artificiale. Prima che arrivasse la streptomicina, il pneumotorace per molti era una via obbligata per collassare il polmone scavato dalla caverna per metterlo a riposo. Enrico Forlanini, l'aeroporto di Linate, no? Una bella famiglia, quella dei tre Forlanini. Giuseppe era primario ospedaliero qui, in via Francesco Sforza, ed era nel 1910 presidente dell'Associazione Sanitaria Milanese. Nel 1910 nascevano gli ordini dei medici. Gli ordini dei medici, ci sarebbe da parlare anche degli ordini dei medici. Vabbè, un'altra volta. Cosa diceva i medici Forlanini? I medici devono essere uomini di scienza, competenti, che si sforzano con ogni mezzo di applicare quello che hanno riconosciuto utile e buono, che assillano anzi la lenta società, maestri di igiene, maestri di morale. Certo, gli ordini dei medici allora erano nati con una duplice istanza: la lotta contro la illegalità, contro l'abusivismo, e la lotta contro la immoralità. Dovevano essere coscienza sanitaria della nazione. All'origine. Terzo medico è stato il nostro sindaco, Angelo Villippetti, colui che fu sindaco di Milano, come ho detto, nel Biennio Rosso, e che il 3 agosto 1922 fu estromesso con la violenza da Palazzo Marino da parte delle camicie nere guidate da Gabriele D'Annunzio. Golpe. È lui che nella giunta retta dal suo predecessore, avvocato Emilio Caldara, un altro nome illustre a Milano, dettò a questi le parole pronunciate il 21 luglio 1914. Abbiamo trovato
che il numero dei tubercolotici aumenta spaventosamente, che molti di essi devono rimanere senza cura, che alcuni non hanno case e altri vivono ammucchiati in piccole luride stanze. Il dovere di provvedere di provvedimenti amministrativi a favore di questi infelici e in difesa della pubblica salute è ingigantito. Abbiamo preso l'impegno di avviare a più vaste provvidenze. Abbiamo voluto senza indugio aumentare i letti comunali nei sanatori di Prasomaso e di Ornago e riaprire per tubercolotici uno dei padiglioni disponibili di Derganino. Bergamo. Diceva in quegli anni Fabrizio Maffi, medico socialista, esistono due tipi di tubercolosi, e uno dice quella cavitaria, quella nodulare, quella polmonare, quella ossea, quella meningea, quella peritoneale. No, diceva, due tipi di tubercolosi. Quella dei ricchi, che qualche volta guariscono, e quella dei poveri, che non guariscono mai. Ecco, tenete presente questa coscienza, che naturalmente era fortemente critica dell'esistenza e che costituiva un assillo costante per una promozione della salute, per la tutela della salute, per i diritti a questa tutela e a questa promozione. Quarto e ultimo dei medici socialisti biografati nella prima parte di questo mio libro è il medico della povera gente, Paolo Pini, figlio di Gaetano Pini, il dottore dei rachitici. Paolo Pini, Gaetano Pini, l'istituto ortopedico traumatologico Gaetano Pini era nato come istituto contro il rachitismo, una delle piaghe del secolo, perché non c'erano soltanto le malattie epidemico-contagiose, c'erano le malattie carenziali, da carenza, le malattie dovute alla miseria, la pellagra, il rachitismo, scontato soprattutto dalle donne, che quando diventavano incinte col bacino ristretto per il rachitismo non potevano portare a termine il concepimento, andavano incontro all'aborto e magari alla morte. Piaghe inenarrabili, per cui Gaetano Pini, promotore di tre cose: l'igiene, la lotta al rachitismo, la cremazione. Osteggiato. Diceva, sentite cosa diceva Paolo Pini: medico vero non può essere chi non sente imperioso nel cuore l'amore per gli uomini. E quando uno di noi, con questo sentimento dell'animo, è condannato per tutta la vita a contemplare, impotente, di quante calamità gli ordinamenti sociali e politici sono fecondi per tanti sventurati, egli diventa nemico di questo che pomposamente si vuole chiamare ordine, col comodo pretesto del fato o della natura umana. Altri si rassegni pure a mirare, spettatore egoista, tanto dolore, tanto sconcio della propria specie. Ma il medico, fidando nelle evoluzioni benefiche, chiede rimedi morali, invoca giustizia sociale, anela a un ordine meno mendace. Per questo noi ci schieriamo tra coloro che combattono per un ordine nuovo. Noi non pretendiamo di rifare la società. Le nostre aspirazioni sono molto modeste. Sembra che la medicina dovrebbe essere la scienza doc per educare il cervello alla ginnastica mentale. Invece no. Il medico che esce dall'università con l'illusione di una missione da compiere, di un sacerdozio da esercitare, cade presto in un grande sconforto. Noi siamo per una scienza medica che non treschi con l'affarismo, per una terapia che non sia schiava di qualsiasi fabbricatore di medicinali. Ragazzi, 1908,
o gli apparecchi più o meno costosi. Per un'arte media che, scusate, mi ha chiamato ragazzi, ma io sono tuagenario, quindi posso dire. Per un'arte media che sappia far scaturire dalle sue stesse insuperabili difficoltà, dalle sue stesse tormentose incertezze, un grande spirito di tolleranza e di compassione. Abbiamo il conforto di non essere soli. La nuova generazione, assetata di verità e di sincerità, comincia a ribellarsi alla oligarchia. Il termine oligarchia lo vedo qui nel corso sulla salute 2015, dove è detto, ecco, siamo consapevoli dei tagli, non solo monetari, ma anche culturali, che sono stati operati in questi ultimi anni. Oggigiorno le decisioni delle oligarchie al potere ci oltraggiano. Questo l'ha scritto Aurora. Allora, signori miei, siamo sempre lì. E allora siamo lì, non ci schiodiamo da lì. Va bene, ma nella seconda parte del libro, distanziati di uno o due generazioni, i compagni di strada che condividono la forza dell'idea di redenzione sanitaria e di promozione medico-scientifica e medico-sociale sono il comunista Francesco Scotti, il socialdemocratico Virgilio Ferrari, il radiologo Felice Perussi, rettore dell'Università Statale dopo la liberazione per brevissimo tempo, l'hanno cancellato subito, e Giulio Alfredo Macacaro, il medico epidemiologo fondatore di Medicina Democratica. Scotti è il quasi medico che ha interrotto gli studi di medicina, prima perché è incarcerato dal Tribunale Speciale Fascista per la difesa dello Stato e poi perché a 20 anni comunista in galera, condannato a 7 anni di carcere duro, 3 dei quali nel penitenziario di Civitavecchia, poi combattente in Spagna in difesa della Repubblica e poi capo partigiano in Italia nella lotta di liberazione dal nazifascismo. Divenuto padre costituente, 2 volte deputato e 2 volte senatore, per molti anni consigliere al Comune di Milano, nell'ottobre 1960 partecipe dei lavori della Commissione Sanità del Senato, di cui è vicepresidente, espone con chiarezza il proprio punto di vista. Guardate che io potrei documentarlo, ho scritto qua, forse lo trovate ancora detto in questa rivista, in una mia precedente copertina. Le idee di riforma della sanità non sono venute dall'università, non sono venute dai professori, non sono venute dall'alto, sono venute dal basso. È stata la CGIL, sono stati, come si chiamava il successore di Vittorio? Novella. Santi, socialista, nel 1960 a parlare di queste esigenze, per cui per tutelare i diritti dei lavoratori bisognava mettere mano a un riassetto globale della sanità, proprio quando da invece dall'alto delle cattedre si diceva: ma come? Lo spirito di libera professione, come può svilirsi nella mutualità, che peraltro navigava a fatica perché l'ente mutua paradossalmente era stato, pensate, deliberato nel 1943 dal fascismo, proprio quando il 25 luglio il fascismo si spegneva, nel marzo precedente aveva inventato le mutue, ereditate poi subito dopo la guerra, perché mica si è pensato di fare subito una riforma sanitaria. La riforma ospedaliera è arrivata nel 68, la riforma sanitaria nel 78, il Ministero della Sanità nel 58, ce n'è voluta, aspettare le decisioni dall'alto. Una politica sanitaria moderna deve, a mio avviso, diceva Scotti nel 60, riguardare tutti gli aspetti della prevenzione, della cura e del recupero, in forma unitaria, con un piano organico unitario.
Una politica sanitaria deve investire tutti gli aspetti della protezione igienica del cittadino, in ogni momento della sua vita e della sua attività. Non si può parcellizzare, scotomizzare questo o quel problema, come faceva del riferimento prima Duca. Non si può frammentare il problema della tutela della salute per dare adito o favore a questa o quella iniziativa. Virgilio Ferrali è stato ittisiologo, anch'egli sindaco di Milano dal 51 al 60, succeduto ad Antonio Greppi, il sindaco della Liberazione. Era un uomo di poche parole, parco di parole, quanto invece prodigo di parole era stato il suo predecessore, tant'è che allora correva a Milano il detto: quell'là è il Greppi e parlava troppo, questi è il Ferrari se semmai, per dire i diversi stili degli uomini che qualche volta magari sono più efficienti senza dire che invece sproloquiando. Onorevoli colleghi, diceva, il diritto al lavoro che la Costituzione della Repubblica ha proclamato in modo inequivocabile è il diritto naturale per eccellenza. Coloro che vi si appellano chiedono in verità il diritto alla vita, perché il lavoro è, per la quasi totalità dei cittadini, o almeno per la grandissima maggioranza, la sola vera ricchezza, quella che permette o dovrebbe permettere di provvedere ai bisogni della vita. Comitati in difesa della vita, si rendono conto anche l'importanza di queste cose. Finiamo con citando Macacaro, ma a questo punto sono inadeguato a farlo. C'è una bella biografia che ha scritto Clelia Clementi, su cui ho fatto una prefazione, ma Macacaro trasuda tutta medicina democratica. Diceva Macacaro, faccio solo questa citazione anche perché vi sto tediando ormai: l'aumento della vita media o speranza di vita alla nascita non è un aumento della capacità di vita, ma semplicemente un aumento della sopravvivenza. Per i cronici, i vecchi, gli handicappati, i subnormali, non c'è che il rifiuto. Indice sociale del malessere attuale è il diverso destino di classe delle malattie. In quelle lavorative, 1,5 milioni di infortuni, un morto ogni ora, un ferito ogni 6 secondi. Le morti bianche. Apriamo il televisore, ce n'è ogni giorno una. E vorrei finire con un ultimo cenno personale, concedetemelo. Ho citato all'inizio Anna Kulishoff. Era la testa pensante del socialismo italiano, la dutura, specializzata in ostetricia. La mia nonna materna, ostetrica a Porta Ticinese, fu in dimestichezza di lavoro con lei, e con il marito, mio nonno materno, fu iscritta all'Università Popolare e al circolo rionale Fate largo alla povera gente, intitolato a questo circolo rionale di Porta Ticinese, fondato da Filippetti e frequentato da Pini. Figlia dei miei due nonni, mia madre, maestra di scuola, fu presente, come da lei raccontatomi, al funerale di Anna Kulishoff il 31 dicembre 1925, tra le risaiole della Lomellina e le bandiere rosse, memore delle parole dette accanto al feretro dall'avvocato socialista Enrico Gonzales. Signora Anna, fate che siamo degni di voi, dateci la forza di continuare, la forza dell'idea. Grazie.